Che faccio? C'è? Sì. Allora, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che illustrerà il Ministro dell'Economia in materia di rientro dal deficit ed ha approvato i seguenti altri provvedimenti. Un decreto legislativo che recepisce la prima di tre direttive comunitarie in materia di estensione della protezione internazionale del diritto d'asilo e tre decreti del Presidente della Repubblica, dei regolamenti che riguardano le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa, della sicurezza nazionale e nei settori strategici di trasporti, energia e telecomunicazioni, e un regolamento che appunto individua nell'ambito di questi settori gli ambiti in cui potranno esercitare i poteri speciali del Golden Power. Naturalmente non vi è, in primo luogo è un esame preliminare, in secondo luogo non vi è alcun esercizio di poteri speciali, ma è soltanto la creazione del quadro normativo nell'ambito del quale potranno in futuro eventualmente essere esercitati i poteri speciali. Il decreto legge sul rientro del deficit che il Ministro dell'Economia illustrerà contiene poi anche quella parte di competenza, di proponenza principale del Ministro dell'Interno che riguarda la provvista di fondi per l'immigrazione, sono 190 milioni per l'immigrazione e 20 milioni aggiuntivi per quanto riguarda la tutela dei minori non accompagnati. Sì, dunque il decreto legge, come sapete, aveva per scopo quello di riportare il disavanzo, l'indebitamento netto previsto per il 2013 entro la soglia del 3%. Era una misura che avevamo già annunciato in sede di presentazione del documento di economia e finanza, dove era stato appunto quantificato questo scostamento. La misura è appunto equivale in termini di fondi a 1 miliardo e 600 milioni e contrariamente a tutto quello che si è sentito in queste ultime ore sui modi di copertura che secondo me hanno utilizzato fonti non propriamente diciamo corrette sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista dei contenuti, ripeto, la manovra prevede la copertura di questo importo di 1 miliardo e 600 milioni essenzialmente con due modalità. Una sono la vendita di immobili di proprietà del demanio dello Stato per un importo di 500 milioni, due la riduzione di spese dei ministeri e dei trasferimenti agli enti locali per l'importo di 1 miliardo e 100. Quindi questo è quello che abbiamo deciso e questo è quello che personalmente mi fa molto piacere perché, come sapete, io domani partirò per Washington per partecipare all'assemblea del Fondo Monetario Internazionale e mi faceva molto piacere poter annunciare non solo il fatto che il governo ha ottenuto la fiducia dal Parlamento e che quindi è nella come dire, pienezza dei suoi poteri e in grado di gestire le sfide della politica economica per un periodo di tempo diciamo congruo, ma anche di poter annunciare che abbiamo appunto preso misure per riportare il saldo dell'indebitamento netto e nella soglia del 3%. Questo è un punto molto qualificante sul quale, diciamo, del resto il Presidente del Consiglio si era più volte espresso riconfermando anche nel discorso sul quale ha ottenuto la fiducia recentemente il Governo nelle due Camere e quindi, diciamo, era importante che questo impegno fosse assolto nel più breve tempo possibile, anche perché, diciamo,
più si aspetta e più è poi difficile gestire le aspettative di mercato, mentre invece io credo che questo può avere anche un significato positivo nei confronti delle aspettative dei mercati finanziari, quali hanno subito nei giorni scorsi un certo grado di volatilità, ma che hanno riportato poi quell'indicatore importante che noi seguiamo sempre, che è lo spread, diciamo, a livelli più congrui rispetto ai momenti di tensione acuta, naturalmente con qualche elemento di rimpianto, perché se non ci fosse stata l'instabilità politica di queste settimane probabilmente lo spread ci sarebbe già avvicinato ai livelli più bassi che avevamo comunque considerato assolutamente alla nostra portata già in questa fase di chiusura del 2013. Quindi io spero che con questo provvedimento di oggi questo tipo di aspettativa potrà rafforzarsi e confermarsi sui mercati. Ripeto, le altre indicazioni riguardo a possibili fonti di copertura sono purtroppo appunto il frutto di informazioni non corrette e io spero che, diciamo, questo genere di informazioni, prima di essere messe in circolazione, vengano quantomeno verificate con chi può dare un'indicazione più corretta in questo senso, mentre invece ci troviamo appunto in Consiglio dei Ministri con un bombardamento di notizie online che dice che stiamo facendo questo e quell'altro, mentre invece non c'è assolutamente nulla di tutto ciò. Certo, tutto qua. Notizie, sì, non ci sono, appunto, è complicato. Sì. Va bene, tutto qua. Ministro, buonasera. Tabaglione di Sky di G24. Era proprio per fare chiarezza sulle informazioni. Volevamo sapere se avete incominciato a fare un giro di ricognizione sulla prossima legge di stabilità che verrà approvata, dovrà essere approvata entro il 15 di ottobre, e se la distanza fra la richiesta di Confindustria di 10 miliardi per il cuneo fiscale rispetto alla possibilità del governo quant'è? Cioè quanto il governo può mettere a disposizione per questa riduzione? Grazie. Ma guardi, sul primo punto le rispondo senz'altro di sì, c'è stato in effetti un primo scambio di vedute introdotto dal Presidente del Consiglio, il quale ha, come dire, dato una indicazione generale impostazione che tiene conto delle esigenze che noi ci troviamo a fronteggiare. Ci sono una serie di impegni, di oneri inderogabili che sono già di un importo cospicuo, e poi naturalmente c'è la parte, come dire, più discrezionale della legge di stabilità, che implica delle scelte di politica economica su appunto l'importo che si vuole dedicare a certe determinate finalità e i modi per reperire le risorse. Quindi, diciamo, è presto per dare una quantificazione, siamo consapevoli di tutte le esigenze, di tutte le aspettative. Chiaramente come Ministro dell'Economia e delle Finanze sono abituato a ricevere richieste che sono, diciamo, largamente eccedenti quello che è tecnicamente fattibile, però ci sono naturalmente margini di discrezionalità che intendiamo di utilizzare nei prossimi giorni, e quindi su questo poi daremo una risposta precisa al momento opportuno. Resta il fatto che, diciamo, gli obiettivi di dare un significativo segnale sul fronte della riduzione del cuneo fiscale, di dare un significativo segnale sul fronte della disponibilità nelle buste paga dei lavoratori è senz'altro confermata e condivisa da tutti. C'è anche l'esigenza
secondo me, di dare un segnale di carattere più generale che c'è effettivamente un progresso sul fronte della crescita della spesa. Dobbiamo dare un segnale di stop e inizio di una fase di declino, pur lavorando all'interno della necessità di premiare e promuovere l'investimento, riducendo essenzialmente la spesa di carattere corrente. E poi naturalmente c'è l'esigenza di appunto dare anche un segnale di flessione sul fronte della pressione fiscale, in modo da dare appunto l'impressione che questo è effettivamente una legge di stabilità, dove si cerca di ridurre la spesa e di ridurre le tasse contemporaneamente, mantenendo gli obiettivi che abbiamo concordato in sede europea, che, lasciatemelo dire per l'ennesima volta, sono in realtà, diciamo, l'impegno a cui dobbiamo far fronte a causa dell'elevato indebitamento del Paese, la necessità di assicurare agli investitori internazionali che investono gran parte delle loro risorse anche sul debito pubblico italiano, di appunto assicurarli sulla sostenibilità delle politiche che stanno dietro a questo volume di debito. Andrew Fry di Bloomberg, sulla 1,1 miliardi, se mi può dare un po' più di informazione di da dove vengono i tagli, nel senso che si parla di alla fine impieghi oppure altro, e anche il passaggio a spostare le spese agli enti locali. Poi per i 500 milioni di valorizzazione di immobili, quanto viene da dimissioni e quanto viene da altri tipi di valorizzazione? No, dunque, per quanto riguarda questo secondo punto, la copertura di 500 milioni viene dalla vendita di immobili e basta, che sono di proprietà del demanio dello Stato, che verranno venduti alla Cassa Depositi e Prestiti o a un suo veicolo, e che poi verranno gradualmente immessi sul mercato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Valorizzazioni di altri asset non sono previsti in questo decreto. Per quanto riguarda il primo punto, i tagli alla spesa, come ho detto, sono tagli sulle spese rimodulabili o spese che sono, come dire, ancora oggetto discrezionalità da parte dei singoli ministeri, e vengono fatti con l'esclusione di alcuni ministeri come la ricerca, l'istruzione, la sanità, eccetera. Vengono attuati in forma più o meno lineare, insomma, ecco, con qualche margine di flessibilità. E naturalmente c'è anche in questi tagli il volume dei trasferimenti che vengono fatti agli enti locali. Buonasera, Cannizzaro, Rai News 24. A proposito di indiscrezione, si è molto parlato del varo in questo Consiglio dei Ministri della Golden Power. Volevo chiedere se se ne è parlato, come, e se è anche di una coda riferita ad Alitalia. Se è vero e in che termini? Ad una coda di Consiglio dei Ministri, un vertice ristretto, la Huffington Post lo ha pubblicato, riferito ai destini di Alitalia. Non ha discusso né l'una né l'altra cosa, insomma, il tema. Oggi ci siamo dedicati essenzialmente a questa manovra di rientro, questo era il tema. Come sempre, diciamo, ci sono una serie di questioni che si pensa possano essere discusse in occasione di un Consiglio dei Ministri o inserite in un decreto legge, ma insomma si è preferito mantenere questo decreto, diciamo, circoscritto
alla manovra di rientro. Sì, come ho detto all'inizio, sul Golden Power è stato semplicemente approvato i regolamenti sulle in esame preliminare i regolamenti sulle procedure per l'esercizio eventuale dei poteri di Golden Power e sull'individuazione dei settori strategici. No, due chiarimenti. Prima era un chiarimento e una domanda, adesso sono diventati due chiarimenti. La Ruffa TG2. Il chiarimento uno è, forse mi è sfuggito, è confermato che ci sono 330 milioni di euro per il rinnovo della cassa integrazione in deroga? Primo chiarimento. E la seconda cosa? No, non ci sono. Okay. Non c'era norma, ma proprio sulla cassa integrazione non ci sono norme. Non c'è una norma sulla cassa integrazione. No. Non è un passaggio irrilevante. No, poi è la questione. No, non è un passaggio irrilevante, però diciamo noi adesso abbiamo l'appuntamento dell'approvazione della legge di stabilità e in quell'occasione, come succede più o meno ogni volta, c'è la possibilità di fare un decreto parallelo nel quale possono essere affrontate alcune delle questioni che diciamo potevano essere messe all'ordine del giorno di oggi, ma che poi si è preferito non inserire in questo decreto, che diciamo invece dovrebbe rimanere finalizzato al rientro del 3%. Allora, un ulteriore chiarimento, scusi, i 210 milioni dei quali per l'immigrazione, dei quali ha parlato il Presidente Letta stamane, invece ci sono nel decreto? Quelli ci sono e sono una rimodulazione di fondi già esistenti nell'ambito del Ministero dell'Interno. Ultima cosa, scusi, proprio per capire bene, cioè voi di Alitalia, non mi sfugge che non è nel decreto, grazie, voi di Alitalia non avete parlato o non se ne sta parlando a Palazzo Chigi? Non sto dicendo prendere decisioni, sto dicendo se ne sta parlando. Ovviamente non c'è nel decreto e non se ne è parlato in Consiglio dei Ministri, sono alcuni giorni che stiamo valutando questo problema e stiamo studiando delle possibili soluzioni. Questo è tutto. Spero che sia stato chiaro il chiarimento. Che ne state discutendo e non prendete decisioni? Che non? Che ne state discutendo e non prendete decisioni? Sì, non solo, ma tenete anche presente che le decisioni che il governo in senso tecnico può prendere sono molto limitate anche dalla natura. Stiamo parlando di una società privata, non è che il governo può, che ne so, chissà che fare. Però è un problema serio per il Paese ed evidentemente si stanno discutendo lo scenario attinente a questo problema. Bene. Ok, se non c'è altro, grazie. Grazie.